Oggi siamo a Palermo, nel quartiere Pagliarelli. Siamo in periferia ma molto vicini al centro, la parrocchia di San Carlo Borromeo fra Loris d'Alessandro. Ciao il parroco. Ciao Francesca. Che territorio è questo della tua parrocchia? Allora, è una piccola parrocchietta di periferia con circa 3.000 abitanti. La parrocchia è intitolata a San Carlo Borromeo, un grande santo del XVI secolo, e ci dà una bella spinta di chiesa in uscita, appunto perché San Carlo ha vissuto molto sia la spiritualità, la formazione, ma soprattutto l'attenzione verso gli ultimi. Il quartiere Pagliarelli era un'area di giardini, della classica conca d'oro, arance, mandarini. Nel corso degli ultimi 30 anni purtroppo è stato interessato da una edilizia un po' anche mal gestita. Un comitato spontaneo di cittadini opera all'interno del quartiere, ci si fa carico l'uno con gli altri, ecco, dei problemi. La presenza del parroco di Fra Loris sicuramente ha comportato in questi anni una grande apertura nei confronti del sociale da parte di tanti abitanti. Qual è la tua storia? Sono originario di Palermo, dello Zen di Palermo, e iniziando la vita da frate ho iniziato anche una vita missionaria. Sono stato con i pigmei, sono stato con i lebrosi. Arrivando qui a Palermo mi sono reso conto che c'è non la povertà ma la miseria, c'è più della povertà, ecco. Dire Pagliarelli a Palermo e soprattutto pensare al carcere che è nel vostro territorio, nella parrocchia. Sì, quando a Palermo si parla di Pagliarelli si parla generalmente del carcere. Il più grande della Sicilia? Il più grande della Sicilia, ha un numero, una popolazione detenuta di circa 1.300 persone, circa 80 donne e il resto tutti uomini. Ed è stato inevitabile creare un rapporto con questo carcere, anche perché tu ne sei cappellano. Durante la settimana io celebro 4-5 messe. E i parrocchiani quindi ti seguono, anche da altre parrocchie ci sono volontari? Ci sono tanti volontari. Noi ci occupiamo del guardaroba per quanto riguarda il settore femminile. Facciamo una raccolta di quello che abbiamo e la portiamo lì al carcere. Io faccio la parrucchiera, ho un'attività e abito accanto alla parrocchia, quindi Fra Loris mi ha proposto questa iniziativa. Ti aspettano, sorridono, quindi anche un semplice taglio di capelli le fa sorridere e quindi esci da lì che ti senti straordinaria. Tutti noi palermitani ci facciamo un'idea passando dalla circonvallazione, vedendo questo carcere, questo blocco un po' anonimo, con delle mani che escono fuori, che salutano. Ci sembra una realtà molto distante da noi, quello che si scopre è che invece sono persone esattamente uguali a noi. Io insieme ad altri volontari faccio il servizio di catechesi e musica, quindi animiamo la messa, cerchiamo Dio insieme, perché Dio in realtà lo cerchiamo tutti, noi cerchiamo solamente di aprire il loro cuore, questo. Con l'affetto e con la musica. Lì in carcere è anche partito, grazie forse alla tua sensibilizzazione, un progetto con le detenute, molto bello, che adesso sta coinvolgendo tutta la diocesi. Un progetto chiamato Pane Spezzato, che consiste nella produzione delle ostie. È un luogo di sofferenza perché c'è la privazione della libertà, il distacco dai familiari, quello sicuramente, ma è anche un momento di revisione di vita. Ho trascorso 3 anni da detenuto della mia vita in quella sezione e oggi sono qua, sono uscito un po' in anticipo, 8 mesi in anticipo, in virtù di questo percorso. Grazie a Fra Loris che mi ha dato la cresima, mi ha fatto cresimare pure, ho assaporato la Chiesa e già penso per una persona che ha sofferto è importantissimo. L'unica piccolissima sala che abbiamo la utilizziamo sia per la scuola teologica di base, dopo abbiamo le attività di catechesi e stasera avremo anche la gioia di cenare insieme ai nostri fratelli che non hanno famiglia, dormono per serata o nei dormitori. Ognuno di noi ha il compito di preparare qualche cosa e lo facciamo veramente con piacere e con gioia. Qua c'è gente che è piena di solitudine e grazie a tutti i volontari si riesce a colmare questa solitudine, perché non è che si vive solo
del pane. Siccome sono rimasto solo, sono morti i genitori, ho avuto una perdita grandissima, sto festeggiando Pasqua oggi. Sono stato convocato da persone a me care, che mi danno tanta gioia, tanta felicità, a me che non ho nulla da dare a loro. Ma per ripagare questo loro affetto e rispetto, io vi dico solamente il mio eterno pace e bene.